Mamma mia. Che pezzo. Michele, ciao, buonasera. Buonasera a te, caro. Senti, abbiamo inquadrato la bistecca che ci stanno mettendo in cottura. La bistecca toscana. Sì, siamo alla Querciola. Quindi siamo già nella tua zona. Siamo poi nella mia zona, nella zona di Quarrata, dovrebbe essere precisamente Catena di Quarrata. E stasera assaggeremo un bisteccone da 1,5 kg. Perfetto, con un pochino di vino, perché anche se la tua rubrica è a tutta birra, però stasera con la bistecca purtroppo la birra non legava benissimo, quindi abbiamo scelto un vino, un ottimo vino, è Insogno, che abbiamo già assaggiato ed è, possiamo dire, promosso, dai. Senti, e la bistecca cosa ti fa venire in mente? La bistecca mi fa venire in mente il sangue rosso, e quindi colleghiamolo con questo rosso. E quindi la bistecca al sangue? Al sangue, sì. Niente da fare. Se uno la vuole cotta si può fare l'hamburger. Si fa fare l'hamburger o un bel würstel. Noi siamo per la bistecca. Quindi, assolutamente, bistecca è tra l'altro del luogo, perché è una nostra fiorentina. Perché poi l'abbiamo fotografata, la stavano tagliando, sono 2,5 metri di bistecca quelli. Assolutamente, non so se appunto abbiamo fatto prima le foto, e un odore eccezionale, anzi un profumo direi. Perfetto, ci sentiamo fra un pochino per la prova su tavola. Lo faremo tra poco la prova. Bene, ciao. Grazie. Michele, mi raccomando, non mi finire il vino. Stasera. È un discorso per farvi conoscere. No. Michele, stasera tu mi hai fregato. Mi hai detto, si va a mangiare con 20 euro, io pensavo tu mi portassi a mangiare una pizza, onestamente. No, invece no, con 20 euro stasera si mangia la bistecca toscana. E poi la tua rubrica è a tutta birra, però qui ci hanno portato anche birra, dei calici di vino. Se mi permetti, con la bistecca e con questa bistecca non potevo che darti. E poi una bistecca che c'ha anche un signor Filetto. Assolutamente, assolutamente. Siamo all'Acquerciola. E abbiamo qui? Abbiamo i padroni di casa che ci fanno compagnia. Ma bisogna mangiare, Stiamo mangiando. Abbiamo Marco Penelli e Luca Mandelli. Buonasera a tutti. Perché poi a me hanno insegnato che bisogna mangiare quello che mangia lo chef. E infatti, quindi, visto che anche loro mangiano la bistecca, vuol dire che questa bistecca è veramente mondiale. Spettacolare. Non si può dire altro. Davvero buona. Ottima. Bene, Michele, io ti lascio perché la bistecca è buona, ma è buona calda. Sì, infatti, quindi facci mangiare e poi semmai dopo alle conclusioni. Bene, a dopo, ciao Michele. Sarò questo, il cinghiale sarebbe. Michele, siamo arrivati quasi alla fine della serata. Siamo alla fine, sì. Te ti stai pulendo la bocca con la panna cotta. Panna cotta, cioccolata e questo è frutto di bosco. Ma io senti, io onestamente non me la pulivo la bocca, che il sapore di bistecca e di questo bolgheri male male non era. Assolutamente no, anzi, bistecca eccezionale, diciamoci la verità, una bistecca toscanaccia come davvero non si mangia di solito negli ristoranti normali. Però insomma, già che siamo venuti qui alla Catena di Quarrata, facciamoci anche questa panna cotta. L'Acquerciola. Vedi, ci vorrei che subito in diretta. Perché poi come si dice, facciamoci del male, qui invece facciamoci del bene. Vabbè, sai, e mangiamo il dolce. Sono a dieta e devo cercare di mantenermi bene. Però devo dire che l'hai rispettata. Certo. Che mi avevano detto che il giovedì si poteva mangiare la panna. Bravo, perfetto. E quindi ci fanno assaggiare. Tra l'altro abbiamo conosciuto il cuoco, il cinghialone. Ragazzi, una bistecca eccezionale, cotta davvero perfetta. Va bene, io ti lascio alla Querciola, alla tua dieta, che qui secondo me sei già arrivato al mese di novembre con la dieta. Sì, siamo abbastanza avanti, però va bene così. Però mi hai detto ci rivediamo giovedì prossimo per rimangiare la bistecca. Per rimangiare la bistecca, a tutta birra, col vino. Benissimo. Lasciaci un po' di vino, Michele. Ci proviamo. Ciao. Ciao. Ciao, Fallo questo. Il cinghiale sarebbe. Non Michele, siamo arrivati quasi alla fine della serata. Siamo alla fine, sì. Te ti stai pulendo la bocca con la panna cotta. Panna cotta, cioccolata e questo è frutto di bosco. Ma io senti, io onestamente non me la pulivo la bocca, che il sapore di bistecca e di questo bolgheri
male male non era. Assolutamente no, anzi, bistecca eccezionale, diciamoci la verità, una bistecca toscanaccia come davvero non si mangia di solito nei ristoranti normali. Però insomma, già che siamo venuti qui alla catena di Quarrata, facciamoci anche questa panna cotta. L'acquerciola. Vedi, ci vorrei subito in diretta. Perché poi, come si dice, facciamoci del male, qui invece facciamoci del bene. Vabbè, sai, e mangiamo il dolce. Sono a dieta e devo cercare di mantenermi, di mantenermi bene. Però devo dire che l'hai rispettata. Certo, che te fai... Mi avevano detto che giovedì si poteva mangiare la panna. Bravo, perfetto. E quindi ci fanno assaggiare. Tra l'altro abbiamo conosciuto il cuoco, il cinghialone, ragazzi. Una bistecca eccezionale, cotta davvero perfetta. Va bene, io ti lascio alla querciola, alla tua dieta, che qui secondo me sei già arrivato al mese di novembre con la dieta. Sì, siamo abbastanza avanti, però va bene così. Però mi hai detto ci rivediamo giovedì prossimo per rimangiare la bistecca. Per rimangiare la bistecca, a tutta birra, col vino. Benissimo. Lasciaci un po' di vino, Michele. Ci proviamo. Ciao. Ciao. Ciao, Igre.